Ci siete? Che è successo? Che problemi avete? Parliamo. Allora, molto rapidamente ringrazio il Ministro Giannini, il Sottosegretario Del Rio per tutto il Governo per il lavoro svolto. Oggi presentiamo il disegno di legge di cui abbiamo discusso nell'ultimo di cui abbiamo iniziato a discutere nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Oggi siamo riusciti, dopo una lunga discussione, a trovare un buon clima all'interno del Consiglio dei Ministri. Ovviamente adesso la palla passerà al Parlamento. Non vi distribuiamo il testo soltanto perché il testo finale avrà la necessità di essere leggermente rivisto dopo alcuni correttivi che sono stati apposti dal Consiglio dei Ministri, però credo di poter dire che le proposte che noi facciamo per la scuola sono proposte realizzabili abbastanza rapidamente, con grande intensità, se il Parlamento vorrà lavorare con il senso dell'urgenza che l'ha caratterizzata in tante altre dossier nell'ultimo periodo. Quindi sono molto ottimista, molto fiducioso. Abbiamo sempre detto che questa è la riforma principale per il nostro Paese, ne siamo sempre più convinti, ne siamo sempre più orgogliosi. La buona scuola mette al centro lo studente, i suoi sogni, i suoi bisogni, il suo desiderio profondo di poter essere innanzitutto un cittadino. A chi dice: ma che tipo di skill immaginate? Noi, prima ancora di parlare di professionalità da offrire al mondo del lavoro, parliamo di cittadini da offrire alla comunità. La scuola è quella che educa, forma e libera un cittadino, un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, una giovane donna, un giovane uomo, che è in grado di portare il proprio senso di giustizia, la propria domanda di giustizia, il proprio senso di bellezza all'interno del proprio paese e nella propria formazione. Sono 10 i punti centrali che mettiamo a disposizione della vostra attenzione con le slide. La prima è l'autonomia vera, personalità giuridica alle scuole. È un grande passo in avanti. Ovviamente riprende un percorso che era già stato iniziato. È un percorso che avevamo sul quale avevamo lavorato, o meglio, i governi avevano lavorato, penso a ciò che aveva fatto Berlinguer, a ciò che aveva fatto Bassanini. Riprendiamo questo principio per dire che ogni scuola davvero vive la propria autonomia. Una scuola autonoma, una scuola che vive l'autonomia, significa una scuola aperta, che sta in rapporto col territorio, che tiene aperto il proprio portone al pomeriggio, lo fanno già alcune scuole, devono farlo tutte, che va incontro alle esigenze dell'associazionismo del territorio, che parla con i comuni, che si è capace di essere non una realtà a sé stante burocratica, ma è un elemento di dinamismo nella vita comunitaria. È come se dicessimo che la scuola deve essere il cuore e il motore di un territorio. Questo è l'autonomia, ma che le singole scuole hanno caratteristiche e necessità diverse. E quindi la personalità giuridica va in questa direzione. Secondo punto di grande interesse è che il preside, che poi si chiama dirigente scolastico, sceglie gli insegnanti dentro un albo. Questo vuol dire che gli insegnanti vengono quelli che erano già in cattedra, quelli che erano già in cattedra con le proprie materie, rimangono ovviamente dove sono, cioè il preside del liceo Virgilio, non è che cambia il docente di lettere del Virgilio della terza A il prossimo anno, ma laddove c'è uno spazio che si libera, o perché il docente di terza A va in pensione, o perché il docente di terza A sceglie di andare da un'altra parte, il preside dentro l'albo di coloro i quali sono insegnanti e docenti individua la persona che ritiene più adatta a quella classe, a quel collegio dei docenti, a quella istituzione. E naturalmente come lo fa? Lo fa partendo dalla verifica del curriculum dell'insegnante. Tutti i curricula saranno resi pubblici e tutti i dati saranno trasparenti.
ma lo farà senza l'automatismo, per cui se c'è un professore che è al numero 27 della graduatoria perché ha fatto un corso particolare dove ha preso un punto, perché ha fatto tre figli, ha preso due punti in più, perché ha fatto un certo tipo, non c'è l'automatismo, autonomia è concetto diverso da automatismo. E il preside, noi l'abbiamo definito il leader educativo di quel territorio, avrà il compito, il dovere di scegliere e ovviamente la valutazione prima sarà sul preside, perché questo è un punto molto importante. I presidi, come ovvio, saranno valutati e dovranno rispondere del loro operato. È un meccanismo che toglie l'aspetto burocratico che c'era in passato. Io devo andare a chiamare il provveditorato, che poi non si chiama provveditorato, e gli chiedo qual è, devo fare le supplenze, il numero 27, poi chiamo il numero 28. Il meccanismo è, si sceglie una persona, ovviamente il preside farà le proprie valutazioni, dovrà valutare, potrà fare dei colloqui prima di dare l'incarico a una persona per quella singola classe, ma capite che è un meccanismo totalmente innovativo e diverso rispetto al passato. La scelta dell'organico funzionale porta a superare il meccanismo delle classi pollaio. Cos'è l'organico funzionale? Che ha due caratteristiche, il mai più classi pollaio e no ai supplenti. Cosa significa? Che non ci sarà il meccanismo di prima per cui si libera una cattedra, l'ufficio scolastico provinciale inizia a chiamare in ordine i singoli supplenti. Adesso chiamiamo il numero uno. Lei vuole? No, io ho già uno spezzone non al Virgilio ma al Dante, quindi non posso venire. Oppure potete prendere uno spezzone di tre ore. Allora sentire la segreteria della singola scuola o viceversa andare a verificare la reale disponibilità del docente supplente a poter prendere quell'intera cattedra da una parte. Il meccanismo è tale per cui ogni scuola entro una determinata data, poi naturalmente il primo anno sarà un anno di transizione, come ovvio che sia, farà un piano strategico della scuola, che è il piano da un lato dell'offerta formativa, ma del fabbisogno della singola scuola. Questo piano sarà verificato dagli uffici competenti del Ministero dell'Università e della Ricerca per evitare che sia un libro dei sogni, e dirà: io ho bisogno di tot persone. Alcune di queste persone, alcuni di questi insegnanti non dovranno svolgere attività in cattedra o totalmente in cattedra, ma saranno a disposizione del preside per lavorare su singoli progetti, o magari faranno 9 ore in cattedra e 9 ore a disposizione della scuola, o magari seguiranno un progetto europeo, o magari saranno i competenti per il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, o magari saranno i competenti per il progetto dell'offerta formativa nel rapporto con l'assessore del comune o con la realtà associativa. Cioè è un meccanismo in cui la squadra dei professori che gestisce la scuola va oltre il numero delle cattedre. Questo è l'organico funzionale. E il preside, come un allenatore, avrà la possibilità di individuare chi mettere in cattedra all'inizio dell'anno, ma nel momento in cui si ammala un professore, va in un problema, va a giocare a calcetto e si spacca il ginocchio, perché deve giocare a calcetto il professore si spacca il ginocchio, poverino? No, diciamo che è una cosa bella, un insegnante rimane incinta e aspetta un bambino, o c'è purtroppo un momento dove deve assentarsi per motivi più vari. Non si va dalla graduatoria provinciale a verificare chi è il supplente, numero, ma all'interno dell'organico funzionale si supera il meccanismo della supplenza come la conosciamo. Questo sarà vero per quasi tutte le classi di concorso già a partire dal 1 settembre del 2015, non per tutte, perché per alcune le persone che assumeremo, che sono quelle che vengono dalle cosiddette graduatorie a esaurimento, non coprono tutte le classi di concorso. Poi ci spenderò una parola alla fine e Stefania risponderà eventualmente a domande, riflessioni, valutazioni su questo. Però il punto centrale è i 10 punti. Personalità giuridica delle scuole, quindi la scuola è autonoma. Il preside sceglie gli insegnanti, ovviamente all'interno di un albo, non è che prende sua cugina e la mette in cattedra, ma sceglie le persone sulla base delle proprie valutazioni. 3. Non ci sono le classi pollaio, che è un'espressione brutta ma che rende l'idea di uno dei problemi principali che noi abbiamo quando parliamo degli insegnanti che hanno 29 ragazzi, 32 ragazzi, che non,
La validità educativa e didattica dell'offerta è molto, molto, molto difficile per chi, per quelle insegnanti e quegli insegnanti, no alle supplenti. Carta del prof, del professore, via, carta del docente l'abbiamo chiamata, carta del prof, la versione un po' sintetica. Noi partiamo dal presupposto che la formazione dei singoli docenti sarà fatta nella singola scuola. Cioè, nell'interno del piano strategico della scuola, che è il piano dell'offerta formativa e della rotazione, il preside, sentito i suoi collaboratori, il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti, farà anche un piano sulla formazione dei singoli professori. Quindi hanno delle occasioni, delle opportunità. Già oggi ci sono tante scuole che fanno delle bellissime occasioni di formazione permanente, perché un buon insegnante è quello che riconosce innanzitutto a se stesso che deve sempre migliorare. Ma c'è un passaggio anche molto banale, molto semplice. La mancanza di stima che si è registrata in questi anni nei confronti degli insegnanti ha portato a non valorizzare a sufficienza quello che gli insegnanti possono fare e dare. Noi diamo un piccolo segnale, una carta, la carta del professore, in cui ogni anno il professore avrà una cifra non stratosferica, 500 euro annuali, che potranno essere spesi, poi naturalmente se ci saranno le condizioni economiche, perché no, cercheremo di incrementarlo, soltanto per cosa? Per spese di natura culturale. L'insegnante che vuole comprarsi quel libro per approfondire, l'insegnante che vuole andare a teatro, non necessariamente con i ragazzi all'interno dei pacchetti, ma magari vuole andare a teatro con un'amica o con... È giusto che quando va a teatro possa avere riconosciuto questo come una spesa culturale, di approfondimento, di formazione personale, un audiovisivo. Un investimento che fa su un concerto, vuole andare al concerto della Fondazione Lirico Sinfonica e vuole comprarsi il biglietto come spesa, perché anche questo è cultura, anche per un insegnante che fa, un insegnante di lettere che va a sentire, va a vedere lo spettacolo teatrale dell'Antigone o che va a sentire il concerto della Turandot, o meglio l'opera, a vedere l'opera della Turandot o a sentire un concerto al singolo teatro o in un qualsiasi luogo in cui si possa parlare di produzione culturale. Quindi ciascun insegnante avrà una cifra, su 10 mesi 550 euro al mese, una piccola cifra, me ne rendo conto. Ma è un grande messaggio che noi diamo agli insegnanti, mettetevi in gioco, discutete, piccola gesto di attenzione da parte dello Stato nei confronti di quelle donne e quegli uomini cui noi stiamo affidando la cosa più preziosa che abbiamo. L'educazione dei nostri figli. Dobbiamo smettere di pensare agli insegnanti come a delle persone che sono all'ultimo grado della scala gerarchica o meglio della scala sociale. Gli insegnanti sono la nostra più grande risorsa e noi dobbiamo dire, certo non con 500 euro al mese, ma come concetto, che loro sono al centro della nostra attenzione. Naturalmente ho letto notizie stravaganti sulla valutazione e sul merito. Qualcuno ha già detto, hanno tenuto l'anzianità, quindi cancellano il merito. Non è così. Già adesso nel pubblico impiego ci sono gli scatti di anzianità e rimangono. Noi avevamo messo nella consultazione che gli scatti di anzianità erano cancellati e poi soltanto parzialmente cancellati e sostituiti da scatti di merito. È stato molto contestato. È stato fatto notare dai professori che questo sarebbe stato l'unico settore del pubblico impiego in cui avremmo tolto gli scatti di anzianità e quindi abbiamo scelto di mantenere gli scatti di anzianità, ma di inserire una cifra aggiuntiva sul merito. Le modalità con le quali ciascuna scuola premierà il merito, perché siamo per l'autonomia, non può essere... Facciamo un questionario a livello centrale, un modulo, una cosa molto più semplice. Saranno valutate dal preside, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. Ci sarà quel preside che farà un ranking degli insegnanti? Vedremo. Deciderà insieme alla sua scuola. Ci sarà quel preside che sceglierà di dare un premio al team, cioè al collegio dei docenti della singola scuola? Dico la cosa più banale. Quelli che prendono più 100 centesimi alla maturità, quel collegio dei docenti ha un premio rispetto agli altri? Molto discutibile, secondo me. Molto discutibile. Ma è un concetto che decideranno le singole scuole. Quella realtà che premierà chi combatte la dispersione scolastica perché sta in una zona periferica del meridione che ha bisogno di investire sulla lotta contro la dispersione scolastica, decideranno loro.
decideranno le singole realtà scolastiche. È autonomia sul serio e questo, 200 milioni dal 2016, laddove questi 500 euro della carta del prof sono da settembre del 2015, questi partono dal 2016, è un grande elemento di novità. Partono dal 2016 perché abbiamo bisogno di consentire ai presidi, ai consigli di istituto, ai collegi dei docenti di determinare e disciplinare le modalità del merito. Trasparenza totale. Le singole scuole devono mettere online i curricula dei professori. Questo vuol dire che se il preside si sceglie Graziano Del Rio, ammesso che Graziano Del Rio abbia vinto il concorso o sia nella graduatoria di esaurimento e quindi sia inserito nell'albo o sia un vecchio professore, cioè uno che è già in cattedra, deve anche raccontare che cosa ha fatto Graziano Del Rio nella sua esperienza professionale. Perché aver paura della trasparenza, che deve essere trasparenza totale, ma anche i bilanci delle singole scuole? Anche perché noi daremo il 5 per 1000, lo school bonus, per cui un babbo, un papà, come dite voi, voi italiani, a parte noi toscani e i bolognesi, direi di tutti voi, spero che apprezziate che sto tenendo la conferenza stampa a Roma, diciamo tra un quarto d'ora, mezz'ora, c'è un importante momento di riflessione culturale tra Fiorentina e Roma, che evito di citare qui. Dicevo, la trasparenza totale comporta che anche il bilancio della singola scuola dovrà essere un bilancio totalmente online e chiaramente leggibile. Mi pare che all'articolo 2, all'articolo 3, adesso non mi ricordo, ci sia l'elenco di quelle materie che sono più interessanti per la valorizzazione a partire da musica, arte, attenzione, lingua, educazione motoria con una particolarità. Lingue ed educazione motoria con una attenzione in particolar modo nella scuola primaria alla assoluta professionalità di chi insegna. Ora io potrei essere un perfetto testimonial della necessità di imparare bene l'inglese fin da bambini. Abbiamo un ministro di istruzione che è prof di inglese e un presidente del consiglio che avrebbe molto bisogno, diciamo, di un prof di inglese. Ma alla scuola elementare noi abbiamo bisogno di dare degli insegnamenti di inglese non con, diciamo, appiccicaticci. Cioè si fa fare un corsettino alla maestra e bisogna parlare con un inglese che sia un inglese fin dalla scuola elementare assolutamente perfetto, banalmente perfetto. Idem per l'educazione motoria, che non può essere il giocattolino in attesa di fare altre cose, qua c'è l'ora di svago. L'educazione motoria è una strepitosa opportunità per i ragazzi per formare il carattere, per avere uno stile di vita, per educazione alla qualità e alla capacità di vivere in un certo modo il proprio rapporto con il corpo, ma anche un elemento di grande investimento sulla sanità e, lasciatemelo dire, un strepitoso strumento di valorizzazione delle specialità delle persone con disabilità, con le varie disabilità, non c'è una disabilità, ci sono tante disabilità. Ci sono casi straordinari, ne abbiamo parlato in questa campagna d'ascolto in più di una circostanza, di donne e uomini che grazie allo sport nella scuola hanno potuto vincere le difficoltà anche personali che derivavano da una o più forme di disabilità. Quindi questo tema delle lingue e dell'educazione motoria si scontra poi con una serie di problemi che adesso vi vado rapidamente a definire con le ultime due questioni. L'assunzione dei 100.000 precari viene alla fine di questo percorso. Non è l'inizio di questo percorso. Questa è la foto della scuola che immaginiamo. Abbiamo necessità, quindi, sì, perché questa c'è, di sanare una clamorosa ferita, che è stata la ferita di 20 anni di promesse, qualcosa di più in realtà, non mantenute nei confronti del corpo docente. Si è consentito alle insegnanti e agli insegnanti di acquisire il titolo abilitativo
e poi non si è detto a costoro che potevano entrare in cattedra, si è formata una generazione, cioè, di insegnanti precari che in qualche modo incarnano la dimostrazione di scarsa attenzione della politica nei confronti di chi? Nei confronti di chi dovrebbe avere prestigio sociale e ruolo andando a insegnare. Come faccio a dire che scommetto sui professori se poi li lascio accandire frustrati in un angolo? In una graduatoria che dico di essere esaurimento, ma che poi non esaurisco mai. In questo senso sappiamo che il nostro governo ha il compito di affidare al Parlamento la possibilità di fare delle scelte. Noi abbiamo fatto le nostre scelte. Inseriamo in questa categoria i soggetti che stanno dentro le graduatorie di esaurimento perché hanno assunto, a nostro giudizio, un titolo all'assunzione. Lo Stato gli ha detto vi assumo. Non gli ha detto quando, ma gli ha detto vi assumo. E quindi lo Stato mantiene il proprio impegno. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie di esaurimento. Spiace dirlo, perché naturalmente ci sono tantissimi fior di professionisti che stanno dentro le graduatorie di istituto. Faranno il concorso. Noi bandiremo concorsi in modo molto più serio e puntuale, ma se sei dentro la graduatoria di esaurimento hai acquisito un titolo per poter essere assunto. Se sei dentro la graduatoria di istituto, no. Devi fare un concorso. Questa è la differenza fondamentale. Così come noi consideriamo, e so che questa è una vicenda che apre una grande discussione tra tanti, che i partecipanti al concorso del 2012 non possono essere, per il fatto stesso di essere idonei, considerati vincitori. I vincitori di concorso sono vincitori di concorso, gli idonei non sono vincitori di concorso. Altrimenti gli idonei si chiamerebbero vincitori di concorso. Se si chiamano idonei non sono vincitori. Sono questioni molto tecniche che però sono oggetto di mail bombing e di presenza sulla discussione per la rete dei lavori molto esplicita. Quindi l'assunzione è di 100.000 precari. Perché 100.000? Io avevo parlato di 148.000 all'inizio di questa partita, poi 14.000 sono già stati assunti e ce ne sono una parte ulteriore che nel corso delle settimane e dei mesi sono usciti dal radar. Noi chiudiamo la partita delle GAE per tutti, tranne che per una categoria delle graduatorie di esaurimento, che sono quelli della scuola materna. Sono circa 23.000 persone, sono molti, ma fare questo tipo di assunzioni senza aver chiarito con i comuni la strategia sulla scuola materna e più in generale su uno dei punti chiave della delega, che è la scuola dell'infanzia 06, sarebbe un controsenso. Quindi noi manteniamo l'impegno ad assumere queste 23.000 persone, ma le inseriamo dentro un ragionamento più ampio, che è il ragionamento della delega, e quindi avranno un anno di tempo ancora nella discussione con il progetto di scuola 06. Quindi tutti coloro i quali sono nelle graduatorie a esaurimento e che sono sostanzialmente, oltre ai vincitori di concorso del 2012, titolari di un diritto, saranno inseriti nell'organico funzionale e suddivisi. Ovviamente questo molto dipenderà da quando il Parlamento licenzierà questa legge in modo definitivo, e io apprezzo che tante forze politiche abbiano inserito passaggi molto importanti e significativi di disponibilità, quindi benissimo, vuol dire che vogliono fare di corsa. Il PD, parlato col segretario del PD, loro sono pronti, quelli del PD, a fare di corsa, ma ho visto anche altre dichiarazioni interessanti delle altre forze politiche. Quindi può darsi che sulla scuola ci sia anche il consenso ampio di una larga parte di forze parlamentari. Bene, sarebbe un fatto positivo, anche perché per la prima volta c'è un governo che sulla scuola mette più soldi anziché toglierli, quindi questo è un fatto di novità straordinaria. C'è un grande investimento culturale educativo sulla scuola, ma vi evito di raccontarvi tutto ciò che è edilizia scolastica, che pure sta nel disegno di legge delega ed è importante. Tra l'altro oggi la BEI ha ratificato un contributo, finanziamenti per, era detto che erano 850 milioni, sono 940 milioni per l'edilizia scolastica,
quindi 90 milioni in più, una ottima notizia, quindi per l'edilizia, anche questa è una ottima, ottima, ottima notizia, segno evidente del buon lavoro che stiamo facendo, ma quello che deve essere chiaro è che esaurite le graduatorie a esaurimento, sono esaurite, punto. Si fa i concorsi, chi li vince entra, chi li perde sta a casa. Basta con una vergognosa attività di, non vorrei dire parole eccessive, comunque di utilizzo strumentale delle qualità dei candidati a fare l'insegnante in Italia. Se vinci un concorso entri, se no, ciao. Questo è il concetto. Ma è una rivoluzione strepitosa, questa. È un'altra rivoluzione molto importante. E infine, la legge delega disabilità testo unico. Noi chiediamo alla legge delega di fare un testo unico sulla scuola. L'innovazione, l'infanzia 06, l'edilizia scolastica non c'è scritto qui perché non è un tema riassumibile in una slide. Abbiamo fatto un lavoro, credo, molto molto serio. Non so se mi sono dimenticato delle singole cose, molte altre che adesso offrirete alle domande, però credo di poter dire che stiamo parlando di un grandissimo lavoro sulla scuola ed è un lavoro che, lasciatemelo dire, a nostro giudizio è il lavoro più importante che il Consiglio dei Ministri doveva fare. Adesso l'appello è al Parlamento, noi lunedì consegneremo il testo in Parlamento, è quello di fare il più veloce possibile. Grazie. A chi chiede di parlare? Le domande rispondono da Giannini e del Nero. Chi chiede di parlare? Se non c'è nessuno, prego. Proprio necessario, sì. Scherzo. Noi siamo sempre disponibili alle domande. Senza. Ha detto molto importante per questi 100.000 assunti, l'appello al Parlamento a fare presto. Ovviamente questi 100.000 che aspettano vedono con grande attenzione l'opera del Parlamento. Qualora il Parlamento non riuscisse a espletare l'assunzione per arrivare al 1° settembre, qual è l'impegno del Governo in quel caso? Il Parlamento riuscirà in un modo o nell'altro. Il decreto non è che lo fa il Governo, il decreto comunque deve essere ratificato al Parlamento. Quindi il Parlamento riuscirà. Bella questa frase. Piaciuta? Il Parlamento riuscirà. L'avevo messa apposta, era bellina, era quella del potere al popolo. Vabbè, la mettete su Twitter, ho già capito cosa dovevi fare. Grande, non fu. Bene, poi? Vi vedo entusiasti, fa piacere. Prego. Salvatore Culisano, Piazza Pulita, la 7. E oggi avete parlato anche delle linee guida che riguardano la RAI o soltanto il disegno di legge che riguarda la scuola? Visto che non ne ha parlato, volevo chiedere. Vabbè, ci sono domande sulla scuola e poi le rispondo. Qualcun altro fa domande sulla scuola? Rispondo dopo, tranquillo, puoi darci il microfono indietro. Tanto. Buonasera, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Volevo chiedere, il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 3.000 docenti precari, che potranno chiedere quindi ora la stabilizzazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. C'è un rischio che il Governo abbia sbagliato i conti sulle assunzioni? Grazie. Stefania? Il Governo ha fatto un lavoro veramente molto rigoroso, con numeri precisi che se volete posso anche indicarvi, si tratta di 100.701 neoassunti con un potenziamento del 9,8% dell'organico della scuola e con l'assorbimento di tutti i posti vacanti e disponibili. Il concetto che ha molto chiaramente espresso il Presidente prima è quello che le graduatorie di esaurimento finiscono con questo anno, finisce una sciagurata tradizione e si parte con le assunzioni per concorso. I numeri corrispondono esattamente a quello di cui la scuola ha bisogno. Questo è l'altro principio fondamentale. Questi 3.000 di cui che il Consiglio di Stato ha messo nelle graduatorie verranno stabilizzati? Il piano assunzionale riguarda naturalmente coloro che sono iscritti al momento dell'attivazione del disegno di legge, quindi se saranno iscritti per ragioni giuridiche ci saranno anch'essi e ovviamente andranno aggiunti. Questi sono calcoli che sono stati fatti fotografando l'esistente di oggi, evidente. Bene, prima di andare sulle questioni della RAI ed altro, sulla scuola già finito. Vi prego. Prego. Tu non c'è. All'altra volta, hanno fatto domanda altre volte. Lucia Stefania Manco, il Corriere Italiano News Art. È un chiarimento sulla
sul reclutamento. Quello che... Se lei avvicina il microfono, un, siamo grati. Un chiarimento sul reclutamento. Allora, mi pare di aver capito che soltanto, cioè, si recluterà solamente dalle graduatorie di esaurimento. Soltanto. Però se dovesse, cioè, quindi gli abilitati, in possesso di titolo, diciamo, solo i docenti abilitati, diciamo. Però se dovesse mancare del personale, cioè si continuerà nel frattempo a reclutare dalla terza fascia? No, ci saranno, cioè, verrà proprio abolita? Sì, ci saranno solo alcune discipline per cui non abbiamo effettivamente gli insegnanti disponibili quest'anno. Parliamo solo dell'anno scolastico 2015-2016, perché dal successivo ci sarà solo assunzione sulla base del fabbisogno calcolato precisamente in autonomia dalle singole scuole e concorso relativo. Per quest'anno saranno circa 10.000 i posti di supplenza annuale, chiamiamola così, di incarico annuale, che sono necessariamente da assegnare a copertura di quei posti per cui non abbiamo l'insegnante. Cioè, nelle graduatorie di esaurimento le persone che ci sono paradossalmente non coprono tutto quello che... pur essendo come numero totale superiore a quello dei posti liberi e vacanti, non coprono tutte le classi di concorso. Per esempio gli insegnanti di matematica. Anche. Giusto? Sì, sì. E poi? Lingue, lettere, insomma le materie... Lettere soltanto alle medie, la classe 43 e la classe 51, sono preparatissimi. Faccio altra domanda? No, vabbè. Sono 743 quelli che mancano della classe 43, 741. Accidenti. Sul Consiglio di Stato ci stiamo informando, ma credo che abbia reinserito nelle graduatorie soggetti per i quali c'era il dubbio se avevano titolo o no. Li ha messi in graduatoria, non ha detto assumili, li ha rimessi in graduatoria. Ora sto verificando. Esaurimento. Ma ha capito se li ha rimessi in graduatoria di esaurimento o in graduatoria di istituto? Ho capito dove li ha rimessi. Ma adesso... No, se è GIS, no. Se è graduatoria di esaurimento, il criterio è chiarissimo. Se è chiarissimo, no. Questo è chiaro, no, perché non è mai chiaro. No, non era polemica, era che le graduatorie sono sempre una... Graduatoria di istituto... Perché giustamente da casa uno dice, ma cos'è? Che differenza c'è tra la graduatoria esaurimento e la graduatoria di istituto? Che in una c'è un soggetto... che è a nostro giudizio, e non soltanto a nostro giudizio, un soggetto con il quale lo Stato ha preso l'impegno dicendo ti assumo, perché hai fatto tutta una serie di passaggi, le SEIS, le scuole di specializzazione, i titoli che sono abilitanti, ma che sono anche il titolo attraverso il quale uno ha diritto a essere assunto. Il trucco era ti assumo ma non ti dico quando, qui arrivavi a 57 anni e entravi in cattedra, avendo magari già l'età per la pensione, e nel frattempo, a 57 anni non abbiamo l'età per la pensione, non vorrei che adesso a Poletti e soprattutto a Padoan prendessero due coccoloni a entrambi. Questo è un po' lo scenario. C'era l'ultima domanda sulla scuola, poi parliamo, prego. Emilia Patta del Sole 24 Ore, si poteva fare di più sul merito? È un'affermazione ma anche una domanda. Visto che lei giustamente fa, lo ha detto e la ringrazio della cortesia con cui l'ha detto, inserisce un elemento di giudizio, io le dico altrettanto chiarezza che trovo questa critica molto pretestuosa e speciosa, e la risposta è no. Quindi ho fatto tutto e vengo a illustrare le ragioni del mio garbato e civile dissenso rispetto alla sua affermazione. Per la prima volta si inserisce un criterio di merito nella scuola italiana, 200 milioni di euro. Non era mai accaduto prima. Mai. Per la prima volta si riconosce la formazione non soltanto un concetto astratto, ma un concetto diffuso nella dimensione della formazione permanente, che la Giannini potrebbe anche dirvi in inglese, ma che io dirò semplicemente formazione permanente, perché credo che quello sia un grandissimo valore. Cioè io riconosco che lei, insegnante, ha diritto a formarsi, magari anche semplicemente andando a sentire un concerto di Beethoven o comprando un libro, che magari è un libro non attinente necessariamente alla sua materia, ma che è un libro attinente a ciò che è ossigeno per l'anima, perché questi sono i libri. È una grande idea di investire sull'educazione e sulle spese culturali. In più, diciamo... Certo, non con un criterio meritocratico, teorico, nazionale che vale per tutti attraverso la modulistica prevista da un regime burocratico che opprime i nostri cuori e la nostra mente, ma attraverso un investimento sulle singole scuole di dire quelli più bravi, premiali. Ma scegli tu, cara scuola, come fare a dare criteri prima. Non è che li dici ex post, devi dirgli ex ante quali sono i criteri e alla luce di questo poi dare il premio a chi li raggiunge. A chi raggiunge l'obiettivo necessario.
sono 200 milioni di euro. Oggi sui giornali, in qualche quotidiano, così vengo alla risposta, dice, beh, però sono tornati indietro rispetto alla valutazione. Falso. Falso. Abbiamo soltanto mantenuto gli scatti di anzianità, come ci sono tutto il resto del pubblico, impiego. Potevamo non mettere gli scatti di anzianità? Beh, potremmo toglierli anche agli impiegati comunali. Non so se i giornalisti hanno scatti di anzianità. Alcuni sì, partono peraltro da uno stipendio più alto degli insegnanti, ma non voglio fare qui adesso, anche perché poi ci sono tanti giornalisti precari. Quindi da oggi c'è qualche insegnante precario in meno, invece, che è una cosa bella, credo. Non da oggi, tanti, non tanti. Da oggi. Non da oggi, da quando il Parlamento approverà questa norma, però ci sono i soldi già pronti. Gli scatti di anzianità ci sono da sempre, quindi l'idea di togliere lo scatto di anzianità per andare a un complicato meccanismo di assegnazione di risorse sul merito che portava 7, 10, 20 euro al mese, ci è sembrato ingiusto. Ci è sembrato meglio mettere più soldi, per questo non le sarà sfuggito che ho detto più volte, dal 2016, quindi dall'anno solare 2016, quindi in stabilità, nel miliardo di stabilità, questi soldi non ci sono. Ci sono dal 2016, quindi li metteremo con il DEF nel programmazione pluriennale, ma ci sono soldi per il merito. Poi naturalmente la vera questione è come si fa a giudicare il merito, e questa è la sfida su cui si gioca larga parte di questa che non è una riforma, ma è semplicemente l'applicazione di principi di buonsenso. Basta con le riforme della scuola, ne fate troppe. Facciamo funzionare quello che già c'è. E sulla valutazione, siccome c'è un rimando sia in delega che a dei decreti attuativi, quindi il tema di come la valutazione poi prenderà corpo, lì c'è una grande sfida culturale. Le faccio una domanda, pongo un tema, attenzione, la valutazione dei presidi diventa decisiva in questa vicenda. Già oggi il preside ha un incarico triennale, ma voi avete molti esempi di presidi che smettono di avere incarichi triennali? No, perché? Perché non siamo abituati a questo. Invece se lei come preside non funziona, io devo mandarla a casa, deve tornare a fare quello che faceva prima. Perché avendo il preside questa bella responsabilità, è fondamentale che sia messo in condizione di formarsi, di prendere più soldi, c'è un aumento di denaro anche per i presidi, ma è una scommessa su 8.500 cittadini che svolgono la funzione fondamentale. Ciascun preside potrà scegliere fino a 3 vicepresidi, che poi si chiamano collaboratori, quindi c'è una squadra, non c'è l'uomo solo al comando, mettiamola così, se no qualcuno si preoccupa, ma è un grande investimento. Non si era mai visto un investimento sul merito come questo. Quindi, a coloro i quali sui giornali di oggi hanno detto manca il merito nella scuola, io dico che per la prima volta in 70 anni si è messo il merito nella scuola, con 200 milioni di euro, che non sono pochi, ma per dirla in francese, non sono neanche noccioline. L'ultima sulla scuola, lei. Simonetta Di Pillo, TG5. Avete affrontato il tema degli sgravi parziali fiscali per le scuole private e per i test d'ingresso all'università? Abbiamo affrontato per le scuole paritarie ed è confermata la disposizione che avevamo già proposto anche all'inizio di questo dibattito nel Presidente Consiglio dei Ministri. Le misure fiscali sono quella e sono quelle che riguardano il 5 per 1000 e lo school bonus, cioè un credito d'imposta per chi intenda investire sulle scuole. Questo è uno strumento di coinvolgimento molto importante e diretto, per esempio nel caso del 5 per 1000, di poter destinare i fondi specificamente a quella scuola e non a un generico fondo. Queste sono misure che poi dovranno magari anche essere perfezionate, ma che sono assolutamente presenti. Poi il Parlamento farà anche il suo ruolo in questo senso. Sulle paritarie l'abbiamo tenuto per le scuole... Ah, sì, giusto, fino alle medie. Alle medie, cioè la secondaria di primo livello. Secondaria primo livello. Qui. L'ingresso per l'università? No, francamente non è nemmeno non è qui. Pertinente a questo tipo di... Sarebbe detto che lei è andata fuori tema. No, scherzo. Per i ragazzi? Allora in questo senso sono tante le misure. Dopo due ore e mezzo con i consiglisti uno fa delle battute, poi naturalmente adesso recupero me stesso. Bene, ci sono altre domande sulla scuola? Prego, c'ha un microfono lei? Sì, ce l'ha. Buonasera, Carmine Zaccaro, scuola.net. E dunque, dal nostro quello giornale... con la K? Sì. Quello con la K, sì. Mi seguo. Bene. Ah, bene. Siete sempre critici, ma vi vogliamo bene lo stesso. Guarda. Va bene. Dunque, una ricerca condotta dal nostro giornale è emerso che circa 7.000 ragazzi i temi più apprezzati di questa buona scuola sono stati l'alternanza scuola-lavoro
e la valutazione dei professori. Quindi volevo in merito a questa questione un commento del Ministro Giannini. Grazie. Sì, scuola lavoro, non l'ha ripetuto il Presidente, l'avevo già trattato ampiamente la settimana scorsa io, un capitolo importante che riguarda questa apertura della scuola all'interno della comunità anche al mondo dell'impresa, nei sensi che conoscete. Io vi ripeto anche le misure specifiche, 400 ore di stage per tutti gli studenti del triennio della scuola superiore con indirizzo tecnico e professionale e 200 ore per gli studenti degli indirizzi invece liceali. Quindi questo significa che non c'è solo un orientamento al mondo dell'impresa produttiva, ma anche diciamo al mondo delle istituzioni, al mondo del pubblico. Quindi questo rimane un capitolo fondamentale. Ricevo in diretta una comunicazione di servizio, mi dicono Matteo stai sbagliando perché i 200 milioni dal 2016 ci sono già, sono parte, quindi non c'è bisogno di modificare il DEF perché sono già parte dei 3 miliardi a regime messi sul 2016, quindi avevo fatto un errore tattico, strategico. Bene. Ultima domanda sulla scuola e poi facciamo a Rai. No, lei no, due volte di fila, non si può fare. Però è molto importante. Mi dispiace, basta, quindi con le due conferenze stampa niente. Mi perdoni, no, ci sono delle regole in questa sala stampa di Palazzo Chigi, quattro domande di fila ne prendiamo, bene, ultima sulla scuola, grazie. Allora, Rai, abbiamo iniziato l'esame, però prima fatemi dire grazie a Stefania, grazie a Graziano che ha insistito molto Del Rio sulla 06 perché viene da quell'esperienza di quella città che nessuno cita mai quando si parla di scuola, Reggio Children non se la ricorda mai nessuno. Considerate che arriva a San Francisco ci dicono la scuola modello Reggio Children, una roba, siamo circondati, però è bello perché è la dimostrazione di una straordinaria forza anche dei nostri modelli educativi. Grazie davvero di cuore, il nostro appello al Parlamento, fate bene, fate presto, per noi è fondamentale disponibilità totale del Governo e l'abbiamo dimostrato non proponendo un decreto legge, ma dando la disponibilità al lavoro insieme al Parlamento con un disegno di legge. Disegno di legge che è lo strumento normativo anche rispetto ai temi del servizio radio televisivo, è un disegno di legge che non abbiamo approvato, del quale abbiamo iniziato a fare la discussione, che quindi presenteremo nel prossimo Consiglio dei Ministri con il Ministro Guidi, il Sottosegretario Giacomelli, il Ministro Padoan, questi sono fondamentalmente i soggetti incaricati di partecipare alla prossima conferenza stampa dove entreremo nel merito. Abbiamo fatto soltanto un primo esame, come l'altra volta vi ricordate avevamo fatto della scuola e oggi abbiamo il testo. La sintesi molto rapida, noi pensiamo alla RAI come alla più grande, a un'azienda che debba essere una delle più grandi imprese culturali d'Europa. Noi siamo orgogliosi della RAI, vogliamo che gli italiani lo siano sempre di più e vogliamo far sì che la RAI possa competere nello scenario internazionale europeo con ancora più forza. Quindi non una RAI che sta con il naso sempre attento, l'occhio sempre attento a ciò che accade la mattina alle 10 quando arrivano i dati dell'audience, dell'Auditel, che sono ovviamente importanti, ma una RAI che sia la RAI capace di rappresentare un pezzo dell'identità del paese. La RAI ha educato intere generazioni all'Unità d'Italia con il maestro Manzi e non solo. Adesso deve essere il grande soggetto che prende per mano gli italiani e li porta nell'era digitale con attenzione ai contenuti, con il rispetto del pluralismo del servizio pubblico informativo, ma anche con l'attenzione culturale all'investimento e all'innovazione che un grande paese come l'Italia ha il diritto e vorrei dire il dovere di poter proporre. Per fare tutte queste cose cosa occorre? Occorre innanzitutto che non vi sia una contiguità con i partiti e le forze politiche che porti tutti i giorni, tutte le settimane, tutte le scelte a dover discutere, valutare e decidere magari sentendo il membro della commissione di vigilanza o il segretario di partito. Questo non significa che chi ha responsabilità nel governo e nelle forze politiche si debba tirare fuori dal compito di individuare la missione strategica, di controllare e vigilare e contemporaneamente di indicare le persone che guidano l'azienda. Ma significa dire che quando tu hai scelto una missione, chi controlla e chi la guida, non è che per nominare il vice caporedattore del TG regionale, non dico di quale regione, c'è bisogno di aprire una discussione tra le forze politiche.
bisogna dare a chi gestisce l'azienda la possibilità di fare le proprie scelte, di cui risponderà al termine del mandato o in corso del mandato se si allontana dalle direttive della Commissione di Vigilanza. Ecco perché noi non siamo per il sorteggio, come propone qualcuno. Il sorteggio è l'abdicazione della politica di fronte alla responsabilità. Io devo mettere i più bravi a guidare la RAI. E siccome questo è lo sforzo, noi pensiamo che la RAI debba avere un chiaro progetto culturale e politico che dovrà dare il Parlamento. Il governo offrirà le proprie valutazioni, ma il Parlamento sarà decisivo. Io credo che le singole reti RAI dovrebbero avere una più marcata definizione e missione. Io credo che chi gestisce in particolar modo la programmazione culturale all'interno di una testata della RAI dovrebbe, a mio giudizio, non avere la pubblicità in quel settore, in quel canale. In altri termini, una rete che sia destinata alla cultura non in senso noioso e passatista, ma cultura come occasione di arricchimento della persona umana. Credo che le persone che dovranno guidare la RAI debbano rispettare, come abbiamo sempre detto, tutte le norme attualmente vigenti e le sentenze, per cui noi non immaginiamo che il governo possa nominare da solo il Consiglio d'amministrazione, pur essendo il governo con il Ministero dell'Economia e Finanze titolare e proprietario della RAI al 99,7% o 99,8%, adesso non ricordo, c'è poi un pezzettino che c'ha la SIAE, vero? Ma che queste persone debbano avere alcune caratteristiche. E quindi noi, nel testo di cui abbiamo iniziato la discussione, che non è ancora approvato, quindi ve lo presenteremo la settimana prossima, immaginiamo un consiglio di amministrazione più ristretto rispetto a quello di oggi, fatto da 9 persone, un consiglio di amministrazione la cui maggioranza sia eletta dal Parlamento, a nostro avviso dal Parlamento in seduta comune, per dire quanto è importante la RAI. La maggioranza dei membri deve essere eletta dal Parlamento in seduta comune. Che il governo abbia il dovere, più che il diritto, di individuare quello che è il capo azienda, che naturalmente deve passare dal voto di conferma del Consiglio d'amministrazione. Segnalo che oggi il modello non è propriamente analogo, ma ha alcuni tratti di somiglianza, mettiamola così, e che debba esserci un membro dei 7 che noi proponiamo, espressione dei dipendenti della RAI. Perché a noi piace l'idea delle aziende pubbliche, piacerebbe anche private, in cui i lavoratori hanno lo spazio di condivisione all'interno della gestione dell'azienda. Noi non siamo contro i lavoratori, siamo contro certe forme di concertazione sindacale che a nostro giudizio talvolta perdono, non sono al passo coi tempi. Ma l'idea che un lavoratore abbia in una grande azienda la possibilità di sedere in consiglio di amministrazione ci pare una novità interessante, con buona pace di quelli che ci ritengono coloro i quali vogliono espropriare il Parlamento o che non vogliono ascoltare le lavoratrici e i lavoratori. Pensiamo anche tante altre cose sulla RAI di cui abbiamo discusso e di cui discuteremo, non le dico tutte, così la centralità rimane in testa alla scuola, come è giusto che sia, e così Filippo è più tranquillo. Penso però di poter dire una cosa, così lei mi perdonerà, la utilizzo, ma sarà così cortese da perdonarmi. Leggo stravaganti modalità di comunicazione. Renzi vuole mettere le mani sulla RAI. Ora, io non ero bravo a matematica, però vorrei segnalarvi come funziona adesso la RAI con la Gasparri. Ci sono un consiglio di amministrazione fatto da 9 persone. Di queste 7 sono della vigilanza. Le forze di maggioranza hanno la possibilità di individuarne 4 en passant. 2 sono nominate dal MEF, diciamo genericamente dal governo, già adesso, per cui se vogliamo stare tecnicamente sui numeri, già oggi la maggioranza, basta che si vada a scadenza con la Gasparri, le forze politiche che rappresentano il governo
partire dal partito di maggioranza relativa, hanno la possibilità di individuare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione della RAI. Quindi a chi mi dice Renzi vuol cambiare le norme per mettere le mani sulla RAI? Per far questo basta non toccare niente. Vorrei che fosse chiaro questo concetto. Noi invece vogliamo fare un'altra cosa. Non vogliamo mettere le mani sulla RAI. Vogliamo spalancare la RAI e dare la forza a questa azienda, dove ci sono professionalità eccellenti, di poter competere a livello internazionale ed essere per i consumatori, che per noi sono cittadini, prima che consumatori, una occasione di arricchimento culturale. Dare ossigeno all'anima. Vale per la scuola, vale per la RAI. Allora, poi supportiamo tutti e sopportiamo tutto, ma sentirmi dire che vogliamo cambiare le norme, perché vogliamo mettere le mani sulla RAI, quando basta andare al rinnovo della scadenza del Consiglio d'amministrazione, se uno volesse fare questo ragionamento qui, per poter nominare la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione, e che venga fatto a quel Presidente del Consiglio che, poiché è segretario del partito di maggioranza, ha rinunciato per un anno anche a parlare con i vertici della RAI per evitare di dare l'impressione che vi fosse l'ennesimo segretario di partito che voleva mettere le mani sulla gestione della RAI, è quanto mai fuori dalla realtà. Noi vogliamo dire chi sono le persone migliori per noi, assumerci la responsabilità di sceglierle, lo farà, spero, il Parlamento in seduta comune, perché sarebbe un segno di importanza. Il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente della Repubblica, i membri della Corte Costituzionale, i membri di alcune alte magistrature. Sarebbe molto bello che potesse eleggere in seduta comune anche il vertice della RAI, dando a questa azienda quindi l'importanza che la sentenza del 1974 riconosce allo strumento che garantisce il servizio pubblico in Italia. Tuttavia, sarà il Parlamento a dover decidere se va bene la proposta che noi faremo, se sarà da modificare, se vorranno invece tenere la legge Gasparri come adesso. Quello che è importante è che chi fa il capo azienda possa decidere e non sia costretto a mediazioni su mediazioni, e che non ci siano un numero pletorico di vice direttori, di vice caporedattori, di vice strutture, una moltiplicazione di strutture che servono talvolta più a occupare la persona che non a accontentare i cittadini. Le strutture nate per occupare qualche persona mi preoccupano, preoccupano i cittadini. Noi abbiamo bisogno di avere delle strutture che servono nel, che sono nell'interesse dei cittadini. E noi metteremo in questo impegno per dare libertà, semplicità e forza alla RAI tutto l'impegno di cui siamo capaci. Ma quando mi sento dire bisogna fare il sorteggio, io rispetto chi sceglie di abdicare di fronte alle responsabilità. Io non vado per sorteggio avanti. Io scelgo una persona e ne rispondo. Questa è la differenza tra chi fa il leader e chi invece sceglie una sorta di aventino, talvolta fisico, talvolta di fuga delle responsabilità. Chi vuole fuggire dalle responsabilità e sogna i sorteggi, lo faccia. Il sorteggio si fa all'Enalotto. La RAI si mette i migliori. Con l'Enalotto si spera nei numeri. Io non spero nei numeri. Io spero nella qualità delle persone. Se sbaglio, ne pago le conseguenze. Detto questo è un argomento che verificherete la prossima volta. Vi permetto di sottolineare e di evidenziare che la riforma della scuola è veramente un... che non si chiama riforma della scuola, che non possiamo chiamare riforma della scuola, che la buona scuola è un grande, grande, grande elemento di novità. Permettetemi di dire che se la cosa andrà in porto così come l'abbiamo prevista, non ci saranno semplicemente 100.000 precari assunti. Ci sarà una rivoluzione concettuale del meccanismo della scuola. E la personalità giuridica alle scuole significa dire a ciascuna scuola siamo nelle condizioni non di competere una scuola contro l'altra, ma di far sì che ciascun ragazzo possa dare il meglio. Io non voglio che una scuola faccia meglio dell'altra. Voglio che ciascun ragazzo possa dare il meglio di se stesso. Questo è il nostro obiettivo, il nostro compito, la nostra missione, pronti a correre insieme al Parlamento e pronti a sfidare il Parlamento. Se vogliono fare meglio di noi, lo facciano, basta che facciano presto, perché l'Italia non ha tempo da perdere. In bocca al lupo a tutti, grazie.